Rai TV Online, con noi gli Empiria, una rock band tutta vicentina. Abbiamo Michele e due Andrea della formazione. E chi ci manca questa sera qui con noi? Angelo, che è il bassista, sì. E Federico, batterista, e Matteo, il tastierista. Siamo in sei. Siete in sei, benissimo. Allora, Andrea, raccontaci un po' come vi siete conosciuti, da quanto tempo suonate insieme. Raccontaci un po' della vostra storia. Beh, se hai 2-3 ore di tempo, perché no, sono 15 anni, che, 15 anni che suoniamo insieme. Non tutti insieme, perché comunque ci siamo incontrati in più tranche, abbiamo cambiato qualche elemento. Con la formazione. Esatto. Comunque, in linea di massima, gli Empiri esistono da 15 anni. E basta. Quindi vi siete la storia. Conosciuti alle scuole medie? Quasi. Più o meno, no, beh, un po' più avanti, però. Dai, noi ci conosciamo, no. Comunque io, Andrea e Michele siamo amici da lunga data. Abbiamo incontrato nella strada della nostra formazione Federico, che è il batterista. E Matteo è sempre stato, che era il nostro primo bassista, c'è stato nella prima formazione, poi l'abbiamo preso per strada. Ecco. E poi abbiamo incontrato Angelo. Matteo, il tastierista, invece, è sempre della prima formazione, quindi dei 15 anni, poi ci ha lasciato per un periodo e è ritornato. È ritornato. Esatto. Per nostalgia. Esattamente. Non deve essere comunque, appunto, una formazione da mantenere unita per 15 anni, tra poco arrivate con i Pooh. Penso. Vi ho spiegato. Nomadi, sì. 40 anni sicuro. Allora Michele, che tipo di musica fate adesso? Perché appunto c'è stata un'evoluzione, voi siete partiti come una band prettamente rock. E come siete evoluti e che cosa state suonando in questo periodo? Beh, allora, noi siamo partiti come cover band, però quasi da subito abbiamo iniziato a fare musica nostra. Cover rock italiano principalmente, sì. E poi un po' alla volta siamo cresciuti naturalmente e ultimamente facciamo più pop rock, sempre in italiano. Allora, chi di voi compone, se fate un lavoro appunto di squadra, di equip, oppure se qualcuno è preposto, diciamo, alla creatività, oppure chi ha i testi, chi ha la musica, se è un lavoro che si divide omogeneamente tra di voi? Allora, ultimamente principalmente è Andrea, cantante, che fa il lavoro principale, insomma, del testo e anche la bozza della musica. Poi insieme lo arrangiamo e ultimamente ci siamo avvalsi dell'aiuto di Florio, che ci ha dato una mano negli arrangiamenti di questi brani dell'ultimo EP. Ho il telefono spento, se chiamarmi. Andrea, avete girato due video. Il precedente, appunto, all'ultimo vostro lavoro si intitola Lontano da qui. Raccontaci, sì, un po' di questo video e di quello che vuol dire per voi mettere in scena proprio una delle vostre canzoni. Beh, Lontano da qui è stato registrato l'anno scorso, è stato il nostro primo video ed è completamente autoprodotto. Quindi ci siamo proprio rimboccati le maniche per realizzarlo. E sinceramente penso di parlare a nome di tutti, è stato un video molto ben riuscito per noi ed è stata sicuramente un'esperienza bellissima, perché per 3 o 4 giorni siamo stati veramente full immersion nel registrarlo. Quindi dalle scene a tutto. Diciamo ci siamo un po' arrangiati, ecco. E sì, con l'aiuto comunque di Nicola Dalla Vecchia, che è un amico, sì, comunque molto regista, valido, no? È stato regista, sì. Per il secondo invece che cosa, per Via? Registrato perché sembra quest'anno. Un lavoro anche comunque piuttosto raffinato, dove si vede che c'è un impegno anche proprio sul set, è una cosa molto particolare. Sì, il primo fa scuola e quindi il secondo un po' probabilmente si riesce un po' a esprimersi ancora meglio. Nel secondo video, appunto Via, è stato registrato quest'anno a Massa Carrara, quindi nelle cave, sì. ed è forse, a differenza del primo che è un po' più retro, è più
più moderno, ecco. Che prendo morsi il giorno, poi la notte giro intorno, come se fossi l'animale più affamato che c'è. Portami via, via, una nuova dimensione di forma e di colore, andiamo via. Allora Andrea, parliamo appunto di questo vostro ultimo lavoro, Lontano da qui. Di cosa tratta quest'ultimo album e soprattutto appunto riprendiamo anche un po' il discorso di Via, il tema di questa canzone. E diciamo che dopo l'esperienza del primo album, che era Ragione e Cuore, dove si parlava del conflitto fra la ragione e i sentimenti, questo secondo lavoro, molto diverso dal primo sia come arrangiamenti sia come utilizzo di suoni, completamente diverso, diciamo che c'era nell'ultima parte del primo CD c'erano delle canzoni che comunque collegavano un po' lo stile del secondo, come la canzone che dà titolo al primo album. Il secondo album, che è un EP di 4 brani, è un bel lavoro creato su i temi come possa essere la mancanza di comunicazione fra le persone, il desiderio di realizzarsi in qualcosa di alternativo alla vita, sì, alla vita quotidiana. Sì. E poi ci sono delle altre canzoni che parlano dei valori fondamentali, e un'altra canzone che parla dell'amore, proprio dell'amore con la maiuscola, l'amore per la musica. Ah, parla dell'amore per la musica. Il lavoro è stato impegnativo perché abbiamo impiegato più o meno un anno e mezzo fra registrazioni e arrangiamenti, post produzione, copertine, tutto quello che, certo, che comporta, che richiede, insomma, sì, la creazione di un buon album. Sì. Ecco, niente, poi... E questo appunto, quest'ultima canzone sulla quale avete realizzato poi il video, perché questa preferita magari alle altre? Ma diciamo che la prima canzone di cui abbiamo realizzato il video, come dicevamo prima, è Lontano da qui, che è la canzone che dà il titolo all'EP, si chiama quindi Lontano da qui. Via era la seconda canzone dell'EP, siamo andati in ordine. Siamo andati in ordine di presenza. Okay. Comunque Via, diciamo che è la canzone un po' più forte, un po' più sentita forse di tutto l'EP. Quindi è una canzone molto decisa, con degli arrangiamenti un po' più accattivanti forse rispetto a tutte le altre. Non che le altre non siano belle, assolutamente, però questa è un po' più... Un po' più forte, perché anche tratta un tema, insomma, un po' mi è sembrato di capire dell'uscire da se stessi, da di scappare da certe situazioni che a volte risultano un po' strette, diciamo. Ed è possibile farlo, assolutamente, secondo te? Assolutamente sì. Quali sono adesso le vostre prossime, i vostri prossimi obiettivi? Sanremo. Nel frattempo, ma non so, nel frattempo abbiamo ricominciato perché... con la scusa dell'uscita dell'album, dell'impegno per i video, perché comunque, come dicevamo prima, il video è stato girato a Massa Carrara, quindi la trasferta, quindi la ricerca del regista che ci facesse le cose come piacevano. Abbiamo investito molto tempo su quello che poteva essere il progetto e abbiamo un po' tralasciato quello che ci faceva un po' più divertire, quindi le seratine normali nei locali, quelle cose che abbiamo un po' tralasciato. Adesso le riprendiamo, abbiamo un po' di date fino a gennaio. Quindi le trovate sul sito internet. Esatto. Le trovate... Ricordiamo anche il vostro sito. Sì, il nostro sito internet www.empiria.it, Facebook, MySpace, Twitter, tutto, Twitter, YouTube, il canale Empiria Italia, dove trovate i video più i video backstage di Via. Il vostro rapporto con internet facilita l'accesso, diciamo, la comunicazione con i vostri fans, oppure è una cosa che tenete così in ruolo un po' da parte? Beh, diciamo che internet, sia come sito internet, come Facebook, Twitter, YouTube, è sicuramente una vetrina per esporre il proprio prodotto, diciamo. Poi, secondo me, ma questo è un parere mio personale, a livello di comunicazione, parlo di Facebook, che è una cosa che... Va di moda assolutamente in questo periodo. Io credo che notizie sulla musica o cose... Credi che non ci sia abbastanza fondamento? No, secondo me Facebook è abbastanza banale come sistema di comunicazione, perché parli delle cavolate di tutti i giorni, ci sono mille persone che ti fanno i commenti se scrivi una boiata, diciamo, però se scrivi qualcosa di serio, se mandi, non so, il comunicato di
di una serata c'è molta meno risposta, quindi non riesco a capire la funzionalità a livello proprio... Si è veramente sentita anche questo rapporto che dopo, si crea. Dopo, a livello musicale, per proporre la propria musica, per creare serate, per cercare qualche serata in più, sicuramente una mano ce l'ha data, quello di sicuro. Però a livello interpersonale, fra noi e il pubblico, c'è una sorta di blocco, secondo me, su Facebook, non riesco a quindi capire. Voi preferite comunque sempre poi il live? Le serate, sì, il live. Trovarvi di fronte ai vostri, a chi vi segue. Parlare tranquillamente con chi viene a ascoltarci è la cosa più bella dopo fine serata, insomma. Grazie allora per essere stati con noi e a prestissimo. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie. I sogni tu, c'è un posto anche che sa un telefono in mano gestire Facebook eliminato esatto, non ti arriva neanche il messaggio, ti togli direttamente.